Gianluca Coscia e Francesco De Bernardi. Buonasera a tutti per la quarta giornata del campionato universitario. Il primo match vede di contro la Nando Soccer e gli Holy Hearts. Holy Hearts nella consueta maglia arancione e Nando Soccer in maglia blu. Evita una ripartenza dei campioni in carica di Nando. Grillo, una finta, palla sul sinistro, prende la mira! I due tempi, Zecchini, palla a gallina, contro la sinistra, il gol! Riccardo Riva! 1-0, posizione perfetta, ottimo anche qua l'intervento, il primo intervento di Zecchini sul sinistro da fuori di Grillo, era in posizione defilata, però Riva con il destro ha angolato perfettamente secondo me da sul secondo palo e ha trovato l'angolino, insomma, vantaggio di misura, però dopo 13 minuti penso che i Nando si siano meritati questo 1-0 del difensore dell'Olià. Conclusione, respinta, palla che resta lì, Mazzia da terra, ci ha preso a gusto le conclusioni da terra Mazzia. Sta giocando più, viene meno incontro a prendere la palla rispetto ai soliti movimenti che fa, è anche chiaramente un uomo d'area l'attaccante dei Nando. Su questa conclusione deviata, 2-0, e qua invece è Mazzia. Mazzia sul tiro da fuori di Riva, quindi chiaramente non era intenzionale, ma direi un assist pieno. No, ci sta, un po' come il gol di Quagliarella in Champions, è solo dell'assist a Pirri. Esatto. 16 minuti e mezzo, quindi 17esimo minuto di gioco in questo primo tempo, 2-0 per la Nando Soccer. L'Holy Hearts continua. Un gol alla Pippo Inzaghi quello di Mazzia, tu che ne hai visti tanti di tocchettini. Sì, esatto, è fondamentale secondo me per un centravanti puro come lo è il capitano dei Nando Soccer seguire sempre il movimento dell'azione e quello che può essere una conclusione da fuori a dispetto di un tracciante o di un normalissimo assist sui piedi, ecco, come quelli che insomma vengono giocati spesso per le prime punte. Gian Paolo Cozzi, ancora palla dei piedi dei ragazzi blu che si sono sciolti dopo il vantaggio. C'è questo lob! 3-0, Grillo, numero 8, Grillo. No, Mazzino, sì. Sento Mazzino, sì. Sì. Chiedo scusa, allora, al capitano, doppietta per lui, 3-0. Soccer, Holy Hearts. È appena ricominciato il secondo tempo tra l'Holy Hearts e i Nando Soccer, ricordo il punteggio, Nando 3, Holy Hearts 0. Alessandra Grillo, il soprannome Corona, visto la non somiglianza, che dice? L'occhio femminile in queste cose ci serve. Ok. È un no. L'ho bocciato, punto. Ma Grillo, però. Occhio, questa palla dentro di Riva. Conclusione! E gol! 4-0. Di Grillo. Secondo assist di Riva, palla dentro, erano già piazzati i giocatori della Nando, non è stata un'azione in velocità, però erano piazzati molto bene. Grillo e Riva ha visto nello spazio, Grillo che era defilato sulla sinistra, poi con un tiro da pochi passi non ha sbagliato il centrocampista dei Nando. Quindi 4-0 dopo solo un minuto di secondo te. Della ripresa, sì. Dice di no. È sempre pronto, ce l'ha proprio su con Mazzia questa sera Zecchini, anche se il numero 9 ha già fatto due gol, però in forma comunque ha già. Questa palla dentro, non fischiare il fallo all'arbitro, palla che resta lì, calcio di rigore, il fallo commesso da Lombardi su Gabriele Misano. Ci sta il fallo, una mezza dormita in questo caso dei campioni. Penso De Vincenti. Col dischetto? Sì, è lui. Conclusione, gol! Qua centrale, 4-1. Quinto minuto, esattamente in questo istante, per il gol della bandiera degli Holy Hearts. Ancora fida a partire. Andiamo! Iola, manda pure Grillo. Palla ancora lì, il destro! Dionisi! È partito... Fosse riuscito a calciare un po' più forte, magari sarebbe anche riuscito a sorprendere l'estremo difensore della Nando Soccer, che si è dovuto distendere, non era potentissimo alla conclusione, quindi l'ha vista partire e arrivare. Francesco, tu che sei un esperto di calcio giovanile lombardo, Dionisi che raccoglie un'eredità pesante. Mazzia intanto! 5-1! Mazzia. Grillo. Spiega questo Mazzia. Pallone dentro, la conclusione! Palo che resta lì, la conclusione arriva. E poi c'è Grillo, il tocco da sotto di Grillo.
e quindi 6-1. Due legni tra l'altro per la Nando Socer, che è al 16esimo minuto in questo momento. Siamo qui con Naccari per la Nando Socer, siamo dopo un avvio un po' così la squadra, giovane scioltezza. Sì, abbiamo disputato una buona gara, con un buon gioco, con una vittoria di 6-1, quindi abbiamo fatto una buona partita, una buona prestazione, non credo di... dovevamo dar di più sicuramente nell'altra partita contro i campioni nascenti in carica, però abbiamo fatto quello che potevamo, non ci sentiamo sconfitti, anzi. Senti, l'importante è ripartire però dopo l'ultima partita. Certo, abbiamo dato una dimostrazione di un buon gioco, pronti per le fasi finali, dai. La buona notizia oggi è rientrato giovane dopo un lungo infortunio. Un bravo ragazzo innanzitutto, che è un ottimo giocatore, ha un buon fisico, dati importanti. Peccato che Juventino. Peccato che Juventino, sicuramente. Dai, scherziamo ovviamente con Giovenna. Cerchiamo di tenere le nostre parti, dai. E ringraziamo Naccari, diciamo. Siamo qui con De Vincenti per la Diaz, 6-1, una brutta sconfitta, però contro i campioni in carica ci può stare. Sì, abbiamo giocato contro i primi o secondi del girone, sinceramente ce l'aspettavamo, una sconfitta, non così tanti gol, ma ho visto comunque dei miglioramenti rispetto alla prima partita. Però la Diaz, che comunque può ancora dire la sua, sicuramente ci tiene ad arrivare dalle prime 4. Sì, certo, noi ci speriamo e ci proveremo sicuramente fino all'ultimo. Ok, ringraziamo De Vincenti. Grazie.